Day trading, aprire e chiudere una posizione nell'arco della stessa giornata. Ognuno applica i metodi e le strategie che ritiene più efficaci per operare in questo modo. Ma come Linda Rashke afferma, una delle cose più importanti per un day trader è sapere in anticipo che tipo di giornata sarà oggi. Quindi, la domanda che mi sono posto è la seguente. C'è un modo per capire se oggi sarà una giornata positiva oppure una giornata negativa? Sì. Vediamo come. L'idea che mi sono fatto negli ultimi anni dei mercati è che si muovono secondo un principio di causa-effetto, un po' come le catene di Markov, in cui la probabilità di un certo evento T è condizionata dagli stati precedenti. Per intenderci, prendiamo il meteo. È più probabile che oggi sia una giornata piovosa se ieri c'era il sole oppure se ieri era nuvoloso? Direi che quando è nuvoloso è più probabile vedere la pioggia. Quindi proviamo ad applicare gli stessi concetti ai mercati finanziari, in particolare al mini S&P. Futures che traccia l'andamento dell'S&P 500, nonché uno degli asset più liquidi e di maggiore interesse per i day trader. Per comprendere quello che vedremo tra poco, dobbiamo un minimo conoscere questo futures. Le mini è quotato al CME di Chicago, con una sessione di 23 ore che parte dalle 5 del pomeriggio alle 4 del pomeriggio, del giorno dopo ovviamente. E sto facendo riferimento all'orario dell'exchange, quindi Chicago, che corrisponde alla sessione che parte da mezzanotte alle 23, se invece consideriamo il nostro fuso orario di Roma. Ora che sappiamo che la sessione di questo futures è di 23 ore, dobbiamo conoscere un'altra ora molto importante, le 8:30 orario di Chicago, oppure le 15:30 se ancora facciamo riferimento al nostro fuso orario di Roma. E cosa succede a quest'ora? Probabilmente lo sapete già, apre la borsa americana, quindi NYSE, Nasdaq, eccetera eccetera. Come dicevo, la domanda è questa. Io trader europeo che faccio trading sul mercato americano, posso sapere prima dell'apertura alle 15:30 cosa aspettarmi a grandi linee? Dopo aver testato diverse idee e diversi spunti presi dai libri, come per esempio il rate of change a due periodi per prevedere il giorno successivo, tutto ha portato ad un risultato non soddisfacente. Come direbbe Bellelli, quest'equity non è sexy. Ma è quando si perde la speranza che arriva l'idea. A volte. Di solito si perde la speranza e basta. La mia routine degli ultimi anni è stata svegliarmi la mattina e dopo le varie docce fredde e le ore di meditazione. Welcome to Hustlers University. The first time in your adult life you're in the right place at the right time. Controllare cosa stava facendo il futures dell'S&P in quel momento. Questo per avere un'idea di quello che sarebbe successo in quella giornata di borsa sul mercato americano. E la mia osservazione è stata che se le mini stava scendendo, quella giornata sarebbe stata negativa e viceversa, se stava salendo, quella giornata sarebbe stata positiva. Ovviamente questa è un'osservazione, un punto di partenza. Proviamo, grazie ai mezzi che abbiamo a disposizione, a vedere se effettivamente potrebbe essere un setup valido. Mi spiego meglio. C'è una determinata ora oppure una fascia oraria che mi indica se oggi il mercato salirà oppure scenderà? E la cosa interessante è che stiamo cercando una condizione che abbia valore previsionale e non un indicatore che ci risponde in ritardo. Quindi prendiamo un software per eseguire i backtest. Io in questo caso sto utilizzando TradeStation. E proviamo a creare una custom session sulle mini S&P 500, in base alla quale decidiamo se comprare o vendere le mini all'apertura dei mercati. Ovviamente se durante la custom session il prezzo è salito, noi compriamo. Se durante la custom session il prezzo è sceso, noi vendiamo. Dopo una rapida ottimizzazione, la custom session migliore sia in termini di average trade che di net profit è dalle 9 del mattino alle 13, sempre orario di Roma in questo caso. Vediamo un esempio di trade per capire meglio. Se dalle 9 alle 13 il prezzo è salito, compro alle 15:30 ed esco alla fine della sessione. Mentre se dalle 9 alle 13 il prezzo è sceso, vado short alle 15:30 e chiudo la posizione alla fine della sessione. Vediamo ora i risultati di questa strategia, oppure meglio chiamarlo setup. Per quanto riguarda il lato long, abbiamo sicuramente una buona equity, non che ci voglia molto quando si tratta di long, ma la cosa interessante è l'equity sul lato short. Nonostante il bias rialzista di questo asset, abbiamo trovato un vantaggio anche sul lato short. E a volte bisogna anche provare a darsi delle risposte. Perché questa custom session è così importante? L'idea potrebbe essere che corrisponde all'apertura e alla sessione europea, che vi ricordo apre prima di quella americana. Ed è come se la borsa europea si muovesse in un determinato modo e qualche ora dopo la borsa americana segue questo movimento. Ora, c'è anche un'altra cosa da dire, che purtroppo né la parte long né la parte short hanno un average trade abbastanza capiente. Questo ovviamente è dovuto sia al fatto che noi usciamo alla fine della sessione e quindi
meno stiamo a mercato e più il nostro average trade si riduce, ma soprattutto noi non stiamo utilizzando nessuna tecnica di entrata, stop loss oppure take profit. Noi entriamo alle 15:30, che per assurdo potrebbe anche non avere senso. Ma per quanto riguarda questo, sicuramente c'è chi è molto più preparato di me e tramite l'analisi volumetrica e quant'altro sa quando andare a mercato. Ma quello che noi oggi abbiamo scoperto è che c'è la seconda parte della giornata che è influenzata dalla prima parte della giornata. Quindi abbiamo un valido setup sia per lo swing trading, ma soprattutto per il day trading.